Quindi che birra proviamo oggi? Ho ancora un po' di queste birre da lattina da 33. Volevo appunto vedere con te quale potevano essere migliori. Ne ho trovata una molto interessante e la andiamo a provare subito. La birra in questione è la Brauwerk. Non ho idea, Big Easy. I have no fucking idea. Te la faccio vedere. È la Brauwerk. Sono 4,3. Si definiscono una Session IPA. Quindi non ho la più pallida idea di che cazzo sia e... andiamo a provare. Anche questa qua era comunque sull'euro 30 euro 40, niente di eccessivo. Quindi andiamo a vedere un po' questa come ragione. Molto pungente il profumo all'apertura, colore molto chiaro, decisamente più chiaro della Mosaic e della Ceres. Comunque, cioè, non è pisciolino o giallino, è comunque un bel colorino da IPA, però un pochino più ambrato. Vediamo com'è. Oh, molto pungente, l'amaro si sente subito. Oh, anche corpo dopo nel post deglutimento, deglutazione, degluterrimo. Oh, questa è amara fin da subito, ha proprio subito un colpo molto molto forte di luppolo e sento molto tipo erba, tipo prato d'erba. Questa qua è la sensazione che mi sta lasciando. Non sento nessun colpo di alcolico, in nessun caso. È un filo sull'acidino rispetto a una birra più tradizionale. Si sente un pochino questa acidità, un pochino più del solito. Mi sta piacendo molto però. Proviamola mentre ceniamo. Questa sera appunto vediamo solite cose, patate, un po' di ceci, due citrullini giusto per dare un pochino di accento di acidità, un po' di broccoletti e il piatto forte che è appunto questa bistecca che secondo me mi è rimasta un po' lunga, non mi è rimasta molto a sangue, esatto, è rimasta ben cotta purtroppo. Vediamo se ne può comunque valere la pena. Troppo, ho indugiato troppo nella cottura in padella al burro, ma non tutti le bistecche escono con il buco. Ecco, in questo caso ad esempio l'accoppiamento è perfetto perché abbiamo comunque una bistecca che ha questo sapore molto carico e questa nota di acidità che vi dicevo prima non è negativa, è positiva, perché su una bistecca fatta al burro, che quindi ha questi connotati molto molto caldi, la freschezza di questa birra è un ottimo compagno. Ora, sì, non è rimasta malissimo. Ad esempio, anche con queste patate al burro che hanno questo gusto molto morbido, appunto questa acidità e questa botta iniziale sono molto favorevoli. Otakringer Brauwerk Session IPA numero 2, Big Easy. 4,3 gradi, la consigliano a 6 gradi addirittura, quindi molto fredda. Drink locally, dove la fanno sta roba? È Svizzera, credo. No, è austriaca. Brauwerk.wien. Molto Austria. Quindi non mi rimane che augurato una buona continuazione. Peccato per la bistecca, ma è rimasta dentro filo maledizione. Questo in realtà è un discorso molto importante per me, perché c'è sempre su YouTube, soprattutto YouTube Italia, questa sensazione perenne di perfezione, no? Che lascia tutto giusto, tutto pettinato. Un altro youtuber avrebbe buttato via la bistecca e l'avrebbe rifatta con meno minuti di cottura. Il problema è che a questo youtuber non gliene frega un cazzo. Sai che è addictive sta roba? Sto quasi per lanciargli un 4,5, soprattutto per il prezzo qui è. Anzi, ritratto, ti dirò, è una bella legnata, cioè nonostante la gradazione comunque bassa da 4,3, la sento, non so se sono io oggi, però si sente. Bene, volevo dirti di due cose che sono riuscito a vedere negli scorsi giorni. Mmm, gli arachidi e birra, cioè. Cosa stiamo parlando? Uno è il nuovo stand-up di Louis C.K. Sapete quello che vi ho consigliato che ha fatto lo spettacolo teatrale, mezza serie TV, mezzo teatro?
Lui in realtà è un comico di stand up e dopo tutti i vari scandali post movimento Me Too di Los Angeles era sparito giustamente dalla circolazione per un paio di anni ed è tornato praticamente dopo essere stato tipo in Polonia a fare gli spettacoli o dove comunque ancora lo prendevano, anche in Giappone. Avevo sentito un audio di un suo spettacolo da Giappone ed è tornato a fare un altro spettacolo, costa 7 euro sul suo sito, perché ovviamente non è distribuito né da Netflix né da nessun'altra piattaforma a causa appunto di tutti i problemi che ha avuto di... E poi lui non è neanche stupro, è proprio una cosa stupida secondo me la sua, però vabbè, non siamo qui a parlare di questo. E tra l'altro durante lo stand up racconta di questa esperienza di essere comunque diventato il nemico di tutti online ed offline. Tipo una delle frasi più divertenti dello stand up, ve ne brucio solo una, è: ho imparato a cenare da solo nei ristoranti, virgola, con tutto il ristorante che mi fa il dito medio, che non deve essere proprio piacevole. E ha perso un po' di brillantezza, il Louis C.K. di 2 anni fa era molto più divertente. È stato comunque un acquisto di un biglietto digitale piacevole. Da appassionato di stand-up comedy ve lo consiglio, non forte diciamo come quelli che ci sono su Netflix di Dave Chappelle, quelli sono molto forti, però non so se l'ho comprato semplicemente per un valore affettivo che ho io per Louis C.K., che mi piace molto come come comico, mi ha sempre fatto morire dal ridere, però non è nemmeno un brutto stand-up, c'è solo un po' questa aura un po' negativa che c'è attorno alla sua persona appunto per tutto quello che è successo 2 anni fa. E poi sono riuscito a ricominciare Westworld, sono alla terza puntata della terza stagione e sti cazzi, non c'è niente da fare. Westworld è comunque una serie che è iniziata bene, ha continuato bene e sta finendo bene. Ha perso un po' quell'alone di mistero che c'era nella prima serie. Nella prima serie c'era questa super sensazione un po' tipo Lost, una cosa che mi ricordava molto Lost, come sensazione di scoprire insieme ai personaggi le realtà di quel mondo. Nella terza stagione sono andati su una cosa un pochino più filosofica, cioè meno adventure e più temi difficili da trattare. Però è molto interessante, lo sto guardando tra l'altro in 1080p, HTML5, Super AC3 5.1 con impianto di casa e tecnicamente non sono scesi di livello. HBO riesce sempre a tenere, stavo per dire una cosa molto grezza, però trovo un altro modo di dire. Tipo riesce a tenere a bada quelli che dicono di risparmiare, ok? Giochiamocela così, giochiamocela più soft.